Salve a tutti i bolidi, io sono Obugul e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale. Allora ragazzi miei, ho deciso di fare questo video su grande richiesta perché non immaginavo che molti mi chiedeste proprio di parlare di questo Blue Lock. Un anime molto interessante, uno spokon. Nel video di oggi vedremo insieme il trailer di questo nuovo anime che è in uscita per il 2022. Diamo però un contesto generale per chi non conoscesse quest'opera. Siamo nel 2018, il Giappone ha appena perso i mondiali. Così la federazione calcistica giapponese decide di creare un programma dove al suo interno ci saranno giovani nuove promesse che verranno successivamente allenate con un programma di allenamento appunto bello denso per i nuovi mondiali del 2022. Isachi Yoiki è l'attaccante e riceve così l'invito di partecipare a questo nuovo programma di selezione di nuovi talenti, subito dopo che la sua squadra perde la possibilità di accedere alle nazionali proprio a causa sua, perché nel momento decisivo passò la palla ad un compagno meno esperto di lui, un tiratore più fallito e di conseguenza il risultato fu scritto. L'allenatore di questo programma, peraltro, Jinpachi, ha un obiettivo abbastanza discutibile, ovvero quello di distruggere il calcio perdente, diciamo, del Giappone. Vuole creare una nazione importante dal punto di vista calcistico, con un metodo abbastanza rivoluzionario. Ma perché però si chiama Blue Lock? Grazie a questo metodo rivoluzionario dell'allenatore, ovvero quello di isolare 300 attaccanti in una struttura simile ad una prigione, chiamata per l'appunto Blue Lock, sottoponendo così ad un duro allenamento per fare diventare un unico attaccante di punta ed egoistico a livello proprio mondiale, insomma l'attaccante piuttosto. Avete l'infarinatura generale, adesso direi che possiamo addirittura guardare il trailer per vedere cosa ci aspetta. Ok, quello deve essere l'attaccante protagonista. Ok, questa è la prigione, la Blue Lock. Palla in CGI, però interessante. Ci sono degli ologrammi. Questo un altro attaccante. Bello, a livello di animazione mi piace. In the zone. Belli gli effetti sonori comunque, eh. Blue Lock. Blue Lock. Allora, l'anime mi sembra figo comunque. Si sa ancora poco effettivamente della trama, a parte quello che avevo detto prima. Io non ho letto il manga, quindi non sono in pari con l'opera. Però sono nel mood che gli spokon in questo periodo della mia vita mi stanno piacendo un botto. Hanno anche ufficializzato per il 2022 il film di Slam Dunk. Ok, che è basket, non c'entra niente, però comunque sembrerebbe essere un anno importante anche per gli spokon. Detto ciò, non vedo l'ora di approfondire di più sulla cosa. Spero di avervi fatto conoscere un'opera che potrebbe essere interessante per voi, se siete amanti chiaramente degli sport, degli spokon. Io personalmente, ripeto, sono abbastanza fiducioso che questo potrebbe essere un capolavoro. Staremo a vedere. Detto ciò, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Da Kebogol è tutto e noi ci rivediamo in un prossimo video o in una prossima live. Ciao a tutti, bolidi. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi. Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.